riferimenti degli anni, fine anni 90, 2000, per quanto mi riguarda, sono Marco Maccarini. Cioè, per me è Federico Russo, vedi. Ma io arrivo dopo, però. Però arrivo a fare, arrivo insieme a te e comincio insieme a te a fare questo mestiere. Insomma, abbiamo condiviso sicuramente le stesse emozioni, che nella fortuna che abbiamo avuto di avere a fianco persone meravigliose, fare un lavoro incredibile e stupendo, che è quello della televisione musicale, della televisione, della radio e della musica, eccetera, eccetera. Io direi meglio di così, cioè io non posso, io ho solo ricordi intensissimi, stupendi, altissimi, divertiti, figata. Ma cioè, ti ricordi di quella volta? No, vabbè. E quella volta invece che... No. Soltanto a pensare. E quando... Ah, sì, che tu, no, che tu avevi... Che tu avevi... Vabbè. Che invece te poi mi... No, vabbè. E quell'altra... Vabbè, dai, okay, dai. Come ti è venuto in mente? Sono sempre stata la dolce e impeccabile May May. Forse non mi dispiace la nuova me. Io sono un disc jockey, ovviamente di quei tempi, e sono felice di annunciare l'arrivo degli idoli, di queste ragazze, ecco, questo qua. Quindi è un entusiasta, oserei dire. Io presto la voce a un narratore ufficiale, a colui che pubblicizza il tour di questa boy band di cui May è incredibilmente fan e che sta arrivando finalmente in Nord America, quindi cerco di invogliare i ragazzi e le famiglie a comprare i biglietti in vendita da adesso. Le nostre voci hanno cercato un po' di ricalcare gli anni 90, gli anni 2000, quelli in cui tutti gli altri, a parte noi, parlavano così, è in vero. Questo modo! Rivedere i film Disney Pixar su Disney Plus è bellissimo, perché finalmente li posso anche vedere, tra l'altro, con i miei figli e capire anche delle cose guardandoli con i loro occhi. Cioè, adesso che sono genitori... sì, ciao. Sono già genitori? Complimenti però al piccolo Grazie Teo. Mille. Allora, io però voglio dire una cosa che... Allora, a parte anche a me piace vederlo tantissimo, non con i miei bambini, ma con quelli degli altri, non avendo figli, ma trovo che il fascino dei film Disney Pixar sia proprio quello, che immagino la pensiamo allo stesso modo, che piacciono proprio a grandi, piccini, grandissimi, piccolissimi, mettono d'accordo tutti avendo delle trame che, anzi, forse per noi più grandi è ancora più pericoloso il film, perché piangi. Sì. Mentre il bimbo magari trattiene la lacrima, noi... Sempre un po', va sempre un po' a finire così. La lettura da adulti è bello, no? Perché poi ci sono sempre un sacco di battutine, di doppi sensi dedicati agli adulti, ed è bello scoprirli. Mammona! Ferma! Momenti difficili in adolescenza ovviamente li possiamo elencare a miliardi, una marea, così come possiamo anche elencare i momenti difficili adesso, diciamo. Sì, l'amicizia trovo sia sempre, almeno per quanto mi riguarda, trovo sia la chiave per uscire da qualsiasi cosa che ti possa opprimere, e così come succede a me, se io adesso ho un problema sentimentale, personale, di lavoro, professionale, la cura migliore è parlarne. Io devo dire che ho sempre trasformato anche i momenti, diciamo, difficili, che ci sono stati ovviamente, in qualcosa di divertente, cioè ho sempre cercato di giocare con le mie difficoltà, tra virgolette, e per fortuna i miei amici hanno sempre giocato con me, è cosa che fanno ancora adesso, e quindi bello. Io sono uno di quelli discretamente fortunati, nel senso che ho avuto un buon rapporto con i miei genitori, magari un po' più freddo con mio padre, un po' più vicino invece a mia madre, però devo dire un buon rapporto. Poi ho deciso di prendere altre strade, di andare in giro per il mondo, e quindi magari ci siamo un pochino allontanati per poi ritrovarci di nuovo quando sono diventato genitore. Questo è il mio excursus. Io ho sempre avuto una mamma molto presente, entrante nelle mie cose. È una confidente, ma anche perché inevitabilmente non riesco a nascondere certe cose. A me non ha mai disturbato però questo aspetto della mamma. Le mamme sono un po' così, che ti sì. È la ragazza, è quello, quell'altro, eccetera. Non mi ha mai disturbato più di tanto. Ti fa chiamare dalla mia? Ecco, appunto, così potrebbe...
Allora, la musica è sempre stata una costante della mia vita. Sono stato appassionato di heavy metal, di hardcore, di elettronica, di tutto quanto. Una band che non mi ha mai abbandonato, devo dire, sono i Beatles. In realtà, allora, beh, i Beatles, ti ricordi che poi passavamo le notti a cantare i Beatles, chitarra? Bellissimo. A voglia. Bellissimo.